quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi». Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, val più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci dice che il comandamento più grande è quello dell'amore. Amore rivolto a Dio e di conseguenza amore rivolto al prossimo. Questo è il più grande comandamento, non perché gli altri siano inferiori, ma perché scaturiscono appunto da questo grande comandamento. Se amiamo Dio, faremo di tutto per renderlo felice e vorremmo stare sempre insieme a Lui. San Giovanni della Croce ci dice che è proprio durante l'orazione mentale che noi dobbiamo amare Dio con la virtù teologale della fede, della speranza e della carità, e che quindi, usando le parole dello scriba, ameremo Dio con l'intelligenza, la forza ed il cuore. Dall'amare veramente Dio ne risulta che possiamo amare veramente noi stessi, ma non in senso egoistico ed egocentrico, ma ci ameremo nella misura in cui porremo la nostra vita nelle mani di nostro Signore e cercheremo di fare la Sua volontà. Amarci significa anche rispettare il corpo e considerarlo Tempio Santo di Dio, dove la Santissima Trinità ha preso stabile dimora a partire dal battesimo. Questo implica che tutte le alterazioni esagerate e senza motivo al corpo che il Signore ci ha donato lo profanano. Anche l'autoerotismo è una profanazione del corpo. Facendo così, copriamo l'immagine di Dio che è in noi e ci allontaniamo da Lui. Se non amiamo Dio e non ci amiamo, sarà anche impossibile amare gli altri. Quindi mancherà rispetto verso i genitori. Ci sarà odio, rancore, invidia, gelosia. Mancherà rispetto per la vita umana. Mancherà rispetto della persona e del corpo dell'altro, usato solo per piaceri personali e così via. Invece, amando Dio, riconoscendo di essere sua dimora, riconosceremo la sua presenza anche negli altri. Il comandamento dell'amore ha lo scopo di liberarci dalla schiavitù del peccato, dalla catena del nostro io che ci lega ad una miserabile e falsa felicità. Quando si sperimenta la libertà dell'amore di Dio, non la si lascia più. Maggiormente ameremo, maggiormente assomiglieremo a Dio, che è amore. Concludendo, Papa Francesco in Gaudete et Exultate, nel numero 60, citando San Paolo, ci dice: «Ciò che conta veramente è la fede che si rende operosa nella carità. Siamo chiamati a curare attentamente la carità. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Pienezza della legge, infatti, è la carità, perché tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso».